Social Media Policy è un documento, in buona sostanza, non obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, ma altamente consigliato. Perché? Perché ci consente sicuramente di lavorare meglio, di lavorare con più serenità e di poter anche addentrarci in spazi di relazione col cittadino che altrimenti potrebbero crearci un pochino di preoccupazione. La social media policy esterna, che è quella parte del documento che si rivolge ai cittadini, quindi al rapporto tra ente e cittadini, è un patto, se vogliamo, è un patto, quindi noi lo sottoscriviamo e chiediamo ai cittadini di rispettarlo. Perché? Perché questi sono spazi di interazione assolutamente aperti, ma dove non possiamo fare tutto, quindi non possiamo far circolare false notizie, non si possono offendere altri cittadini e soprattutto non si può violare la privacy. Deve essere un atto formale dell'ente, quindi ogni ente poi lo formalizzerà secondo i propri iter. Si scrive quindi anche purtroppo un po' in modo da pubblica amministrazione, quale i nostri atti spesso ci richiedono e non sappiamo forse far di meglio. Poi questo non vuol dire che non lo possiamo rendere fruibile ai cittadini trasportandolo sul sito web, rendendolo più smart, come si può dire. Addirittura c'è chi lo trasforma in vignette, fumetti o comunque percorsi articolati per punti, eccetera.